Siamo a Rabatta con Aldo Giovannini, presente su quella mattina di settembre del 1974. Sì, quando fu il primo omicidio del mostro, così meno si dice, perché ero corrispondente all'epoca del giornale La Nazione e quindi fui mandato qui a prendere le notizie. Mi ricordo quando venivo qui c'erano già i carabinieri, c'era, mi ricordo, un caro amico di mio babbo, il maresciallo La Moratta, che prendeva le prime indagini. E mi ricordo di questa macchina che era naturalmente con i fari rivolti verso il campo, capito? E la Stefania era in terra, era già stata coperta da un lenzuolo, mentre il suo compagno, il suo fidanzato, era diverso sulla macchina. E mi ricordo bene, non vi nascondo che avevo tanto tremore addosso, avevo 24 anni, nel 74, vedere queste certo. cose qui, non avevo cose eclatanti che difficilmente in questa zona erano accadute, quindi e tremavo, ecco, vi dico sinceramente la verità, insomma, la paura, il timore, vedere queste scene. Non c'era mai stato un delitto così qui in Mugello? Ma non ho ricordanze che ci sia stato un delitto tipo in questa maniera, non ho. E sa, come in tutti i paesi, qualcuno si scoltella, qualche ferito, qualche cosa, però un delitto nel vero senso della parola come questi due ragazzi. C'era mai stata. Vogliamo andare a vedere lì il punto che ora è molto cambiato. È cambiato tutto, qui c'è un magazzino. Sì. Poi sono stati costruiti. Ecco, qui si può accedere, no? Sì, sì. Qua. Sì, perché questo è, come si dice? Ah, sì, questa è una cosa, come si dice, un viottolo vicinale, quindi noi ci si può andare. Quindi la macchina era lì vicino al palo. Ecco, allora, naturalmente era molto più pianeggiante, sì. Mi ricordo, perché ora sono sorte delle fabbriche, come si vede, eccetera, eccetera. E la macchina era praticamente vicino al palo, con il motore rivolto verso le macchie che si vede ora. Non si accorsero che appunto avevano sparato, vero? Ma appunto sì, le indagini prima, c'era delle discrepanze. No, in un primo momento non sapevano ancora rendersi conto della morte di questi due ragazzi, poi dopo si accorse. Certo. Facendo le dovute indagini. Cioè non si accorsero che erano stati esplosi dei colpi di pistola. No, lì proprio, come si dice in Mugello, prima acchito non si accorsero di questo, dopo naturalmente. Però fu una cosa, mi ricordo, che la gente quando seppe di questo fatto giunse da Borgo, da Saginare, da Rabatta, e praticamente qui dove siamo noi sembrava di essere un piazza d'aria. Poi pestavano l'erba, non so se l'idea, se c'era delle tracce, qualche cosa. Vedi? Quindi poi ci fu anche la sciagurata idea di portar via l'auto, no? Sì, ecco, l'auto, sì, davvero, la portarono praticamente via dopo poco, ecco. Senza fare le perizie. Questo non posso sapere come mai. Che cosa si diceva qui in quella mattina? Cioè, tra la gente, tra i carabinieri, cosa? Nessuno si rendeva conto di quello che era successo. Nessuno si rendeva conto di quello che era successo. Naturalmente, vedendo una ragazza molto carina come la Stefania e questo fidanzato, forse qualcuno diceva, ma forse ci sarà stato fatti di gelosia, se era qualche altro era innamorato di questa ragazza, si è vendicato. Ecco, praticamente erano questi discorsi qui, come si farebbe, ecco, come si farebbe ora. Lei scrisse appunto un articolo. Ma a dirti la verità ne scrissi diversi di articoli, ora, ma più che altro di cronaca cruda, ecco. Non sono mai entrato nel contesto, c'erano altri giornalisti, poi mi ricordo che questa vicenda la fu presa proprio in prime mani dalla redazione di Firenze. Certo. Tutto fatto, mi ricordo, venne anche il direttore della Nazione, dottor Umberto Cecchi,
in casa mia, e lui telefonava al giornale mandando poi il pezzo. Certo. Ecco. E quali furono i primi indizi, no? So che si indirizzarono le indagini su dei guardoni senza fare i nomi, ovviamente. Sì, Si pensò, perché... ecco, a un delitto di quel Ma genere. sì, no, ora i guardoni un po' meno, perché i guardoni gli è risaputo che si mettano dietro una macchia a osservare e guardare, però se sono visti, se sono sorpresi, il guardone generalmente gli scappa, non so Certo. se lo devi dire, non è che resti lì, Certo. capisci? E, sa, le ipotesi erano tante, tante, si mescolavano, poi siamo in una zona, ancora la tradizione popolare, di dire una Ma cosa, lei dire seguì anche quello un'altra. di Vicchio Sì, dell'84? seguì anche quello perché all'epoca era ancora corrispondente del giornale della Nazione, e poi per un altro fatto, il babbo di Pia Rontini. Il babbo della Pia Rontini era un mio carissimo amico, per il semplice motivo che il nonno della Pia Rontini era il famoso pittore labronio Francesco Ferruccio Rontini, sì, uno dei più bravi pittori post-macchiaioli che abbia avuto la Toscana e l'Italia, e fondatore della scuola labronia. Quindi io ero molto amico, perché se dici il caso, qualche anno prima mio fratello Renzo, che era direttore della Galleria d'Arte della Medici, aveva organizzato la prima postuma di Ferruccio Rontini. Non amici, amicissimi, nel vero senso della parola, anche la mamma della Pia, che era È ancora viva, Winnie, sì, Winnie, Vicchio? ancora vicchia, ogni tanto la vedo, è una bella donna, mi ricordo, veramente carina, graziosa, anche Renzo, il babbo, una persona amabile, eccetera, anche la sorella della Pia, sì, Marzia. la Marzia, sì, che ha sposato con un Sì, giornalista, Spinosa. il dottor Giovanni Spinoso. Sì, anche quello fu veramente una cosa Tornando, orribile. sì. Tornando qui a Rabatta, no? Qui venne, poi mi pare nei giorni successivi venne fatta una telefonata anonima che indicava la borsetta della Stefania. Ecco, Dove fu ritrovata sì. la borsetta? Ecco, allora, praticamente Orientandoci da qua. orientandoci, si fu ritrovata dove c'è ora questa ringhiera, questa Sì, rete, sì. perché non c'era, era tutto campo. Quindi un Sì, centinaio di metri. un centinaio, sì, un 70-80 metri, non di più, sì. Ed era occultata. Oh, sì, perché c'era l'erba alta, capito? Quindi chi ha fatto questa telefonata molto probabilmente Ma io non voglio entrare in merito perché non sono un investigatore, compagnia bella, aveva a che fare. ma certo gli ha telefonato per dire che la borsetta era lì, ma non so, Certo. insomma, poche parole, ci siamo capiti, no? Certo. E si ricorda questa chiamata se era qualcuno con accento toscano oppure un'inflessione Questo no, questo non no, lo questa è una ricordo. cosa... Solamente chi captò, diciamo così, la Certo. telefonata può capire se era toscano E o qui se tutto era... d'intorno c'era gente, io lo vedo sulle foto che poi mando in sovraimpressione mentre noi parliamo, no? Qui c'era molta gente, mi diceva prima. Sì, molta gente, sì, perché sa, quando un Non era fatto... preservata la No, foto. no, non c'erano, mi ricordo, le strisce in bianco e rosso come la mettono. No, era aperto. Io ero vicino al maresciallo La Morata, scriveva con questa ragazza e poi vedeva arrivare gente in bicicletta, in motorino, e pesticciavano l'erba, insomma, capito? Si diceva che la scena del crimine era contaminata, quindi c'era Non so gente che se... camminava E solo. sopra, hai capito? E Ma se... i vestiti furono. Ecco, questa è una cosa interessante perché i vestiti dei ragazzi furono trovati sotto un albero, non sporchi di sangue. Questo lo scrive proprio un articolo della Nazione. Sì, molto probabilmente i ragazzi ovviamente erano seminudi, Certo. no? E come fanno Perché tutti i giorni? erano sotto l'albero? Io sono convinto che l'assassino prese questi Però per buttarli prima via, di compiere capito? l'omicidio. Ma questo Perché c'ho erano qualche... puliti, non erano? Sì, ma c'ho qualche dubbio, può darsi anche dopo. Può darsi anche Può dopo. darsi anche dopo che abbia rovistato, una volta fatto i due omicidi, Quindi ci fu il famoso. rovistare nella macchina quello che avevano me.
ci fu il famoso tralcio di vite, no? Lei pensa, qui c'erano delle vite, sì, no? C'erano i filari, prima c'era ancora filari, ora vede, è tutto abbandonato, prima c'era filari, anche in questo campo qui era tutto grano, ma nel 74 c'erano tutte le vite, tutti i filari. E con questo tralcio anni dopo gli dettero una connotazione esoterica, secondo lei? Una cosa più pratica, sì, volgarmente. Volgarmente più pratica, sì, non esoterica, no, mi fermo qui. Certo. No. Certo. Anche perché, insomma, entreremo in particolare. Tonari, sì, no, non veramente. E quindi ecco, ci fu questo. E dopo 10 anni a Vicchio si ripete anche più violentemente lo stesso episodio. La gente aveva dimenticato? Sa, dopo 10 anni no, non è che sia stato dimenticato il delitto della Stefania e di suo fidanzato, anche perché la famiglia e i parenti abitavano a Borgo San Lorenzo, nei paraggi, sono sepolti al cimitero comunale, quindi tutte le persone che passano vedono il luogo dove sono insieme, quindi il ricordo resta. Però naturalmente dopo 10 anni questo secondo delitto, e poi pensando a chi era questa ragazzina, il suo fidanzato, le due famiglie, appunto mi si è parlato ora, conosciute, stimate, apprezzate, eccetera, allora quello fu veramente un'esplosione, diciamo, anche di rabbia, ecco, anche di rabbia. Ma non erano informati questi ragazzi? Parlo specialmente del delitto della Piarontini e dello Stefanacci, no? Erano informati, ma il problema è questo. E nonostante questo delitto, mi ricordo l'autorità militare, l'autorità civile, facevano anche dei comunicati di non appartarsi, quante volte, anch'io qualche volta l'ho scritto sul giornale, di non appartarsi, o se no di andare in certe aree, diciamo così, protette. Capito? Non sto sentendo l'idea, capito? Però che molti si domandano come è potuto accadere quello di Vicchio, no? Perché c'erano stati già dei precedenti, ogni anno praticamente il mostro colpiva in estate. Cioè, ragazzi di 18 anni, è chiaro, quando gli andavano a moreggiare, come oggi, si dimenticano. Se lì c'è stato il mostro, c'è stato il ragazzino. Diciamoci francamente la verità. Parlavamo prima al bar di un'auto vista alle 7 di mattina qui del giorno. La famosa auto rossa. Ecco. Sì. Un'Alfa rossa. Sì, e ne parlò tanti giornali, fecero delle indagini. Dove erano fermi queste persone con questa auto rossa? Lei lo sa che punto, ma ora di preciso non lo so, però presumibilmente non so, saranno state a 50-80 metri, saranno state nella stradina comunale porta ad Arabata Saginare, non certo qui all'interno, certo. Perché per venire con una macchina rossa qui all'interno, dopo poco di tempo gli era stato fatto il delitto, ma sarebbe stato da stupido, non so se avete idea. Io sono convinto che era una macchina rossa. Di curioso. Sì, quindi magari perché hanno visto tante, sì. Ma che qui a un certo momento c'era la processione di macchine. Hanno visto, però hanno fatto, diciamo, sono fatti i fatti loro, ecco, forse questo. Ma sì, penso che fu notata appunto da due della Nettezza Urbana. Sì, che passavano con il loro camioncino, credo. Qualche altro episodio se lo ricordo, qualche altra. La sensazione che aveva proprio, forse le chiedo troppo di ritornare indietro. Lo so, ma non ci si rendeva no, conto. No, ecco, sì, non ci si rendeva, sì, si leggeva giornali, poi quando cominciò, specialmente con la Rontini, il processo, si leggeva sempre di questi personaggi, di Pacciani, compagni di merende, però no. Si scoteva la testa, perché non si sapeva qual era il bandolo della matassa, sinceramente. Ecco. Ma qui a Borgo, a Vicchio, si tende a voler dimenticare? Purtroppo, la legge della natura, della vita, in questi ultimi 40 anni
pensiamo un po' quanti Vichesi, quanti Borghigiani e quanti Mugellani saranno morti che a quell'epoca hanno vissuto questi delitti. Certo. E ora c'è una nuova gioventù che avanza e di queste cose non è che se ne parli. Ne parlo io perché sono stato testimone diretto e ne parla tutta la mia generazione, anche se la mia generazione purtroppo vengono anche tanti giovani sono venuti a mancare. Allora qui per chiudere, in Mugello abbiamo avuto tre episodi, questo del 74, quello di Vicchio che abbiamo citato, 74, e la famosa lettera a San Piero Assieve, quindi la cassetta. Ecco, anche quella fu una cosa misteriosa e naturalmente il personaggio, l'uomo che mise la lettera con un pezzetto di pelle Di Morio. E gli è chiaro che lui conosce bene il Mugello, conosce bene i paesi, conosce bene San Piero Assieve per andare subito lì alla perché la cassetta era un po' nascosta. Era dietro una stradina, dietro il basporte, sì, che si va verso la Harza, verso bisogna il fiume. Conoscere, no? Certo, bisogna conoscere. Per me fu, come si potrebbe dire, una sfida contro a quell'epoca chi indagava su questi delitti, secondo il modesto punto di vista ci mancherebbe. Quindi un richiamo, no? Un richiamo. Cercatemi qui. Sì, esatto. Perché poi successivamente furono trovati anche dei bossoli. Sì, a terra. Chissà quello che voleva dimostrare. E qui furono fatte indagini, no? da parte dei carabinieri. Però non era più più quelli locali, erano di Firenze. Sì, venne di Borgo. Vennero da Firenze, sì. Quelli proprio gli specialisti. Certo. I nostri carabinieri fecero le prime indagini, come uso fare, poi chiuso lì. Certo. Qui mi diceva che venne fatto una scultura, in che anno, sì, te lo ricordo? No, sempre nel 74, dopo poco tempo del delitto, dopo due o tre mesi, ma sì, dopo due o tre mesi vennero a sapere degli amici, vennero a chiamarsi che lì dove c'era stato il delitto c'era una specie di scultura, era un monolite con una specie di tabernacolino dentro, una scultura. Ma gli dico io, proprio una cosa orrenda, orribile. Che voleva essere un omaggio? A regola voleva essere un omaggio. Se chi venne fuori, ora non vorrei sbagliare, sono passati tant'anni, ma l'autore venne fuori. Sì. Venne fuori, io sono l'autore, sono l'artista, volevo fare così e così, e poi fu buttato giù, fu tolto, e questa fu una parentesi breve e finita. Lei che ha conosciuto i familiari di Borgo, delle vittime di Borgo, anche quelle di Vicchio. Prima vi parlavo del Rontini, ma qui c'era la Bonini, no? La mamma che è morta da poco. La mamma, sì, che è morta da poco, in tarda età. Ha cercato la verità insieme a... Questo bisognerebbe semmai... Perché questo delitto rimane senza colpevole, se, anche da un punto di vista giuridico. Sì, è vero. Ora, dicevo che la mamma si è sempre tenuta, come si dice, in silenzio questo grande dolore, mentre i parenti, la cugina eccetera hanno sempre ovviamente cercato la verità, sì. Brava gente, sì. Onesta, stimata, e sì. Si sono sempre portati dietro questo grande dolore, compreso la mamma che è morta appunto 3 anni fa. Però poi a un certo punto hanno detto basta. Perché è come lottare come contro mulino a vento, capito? E io non li nascondo, siccome ho a Borgo Santo ci sono due cimiteri e tutti i miei cari sono al cimitero della Misericordia, però ho anche alcuni parenti, alcuni cugini al comunale, e non li nascondo che vicino a un mio cugino che morì in un incidente stradale, aveva 20 anni, c'è la tomba della Stefania. Ogni tanto quando passo lì mi soffermo
a guardare le loro immagini fotografiche. Sono sepolti insieme sia loro sì, anche loro, sì, nella cappella proprio privata della famiglia Lontini a Vecchio, dove è sepolto il nonno, dove sono sepolti tutti, compreso l'amico Renzi, il babbo. Cos'altro possiamo dire che come ricordi personali, anche non dico intimi, però quantomeno... Come ricordi personali posso dire che i tempi sono cambiati, all'epoca una morte così era veramente sentita dalla popolazione. Mm. E quindi mi ricordo anche nei bar, c'era un'atmosfera un po' particolare, di parlare un po' più soffusamente, di non schiamazzare, ma questo anche per un bel periodo. Per un rispetto. Sì, c'è un rispetto maggiore, a parte i giovani all'epoca, ma in modo particolare per le gente di una certa età, gente anziana. Un po' si chiacchierava al bar. Sì, si parlava, però... Che si diceva? Che poteva essere qualcuno qui intorno? Qualcuno del Mugello? Le famose chiacchiere dei bar. E qual è? È quello, di quell'altro, l'ho visto là, ma così per modo di dire, forse di quello. Poi fu incolpato all'opinione pubblica anche personaggi che non c'entravano, poveretti, niente. Sì. Uno si chiamava Giovannini come me, sì. E io conosco la moglie che è ancora vivente, gli morì il figlio anche lui in incidente stradale, molto giovane, ogni volta mi vedeva. E allargava sempre le braccia, ma per dire, ma guardate che mi è capitato, Giovanni, non ho fatto nulla di male, e la moglie anche, la vedo ogni tanto, mi saluta caramente, sì, ogni tanto mi ricorda, perché suo marito mi ricorda di suo ragazzo, io lo conoscevo. Comunque ecco, questi tre episodi fondamentali, qui abbiamo il 74 e poi 10 anni dopo... L'84, Vicchio, sì. E poi c'è San Piero Assieve con la lettera. San Piero Assieve con la lettera. Quindi qui in Mugello, che Mugello lei mi insegna, è una realtà molto distaccata da Firenze, sia geograficamente che anche a livello culturale, sì, no? Sì, sì, sì. Va bene che i medici sono di Mugello e hanno fatto la storia della Toscana e d'Italia. Facciamo un po' di storia, Mugello. No, per dire, no, certo. Capito? Perché come tutte le zone, ovviamente, la Val di Pisa, il Casentino o la Val di Sieve, però il Mugello, storicamente parlando, bisognerebbe scrivere un tomo. Ecco, non so, però geograficamente... Siamo lontani da Firenze. Tutto fatto, io ho lavorato 35 anni alla Cassa del Risparmio a Firenze, nel centro di Firenze, in via Bufalini. Quando arrivavo mi dicevano colleghi che nevica lassù, che c'è lupi, e va bene, no. Quindi, si presume sì. Che si parlava di scandicci, no? All'epoca, dei primi anni Ottanta. Si presume che se io devo compiere un delitto in Mugello ci vado perché lo conosco. È chiaro, quella è logica. Anche perché... Si renda conto lei, dopo la guerra, con la fine della civiltà contadina e con il terremoto del 60 che venne, una bella scossa, segnatamente nel triangolo Scarperia San Piero Barberino. 1960? 60 ottobre del 60, andò via centinaia e centinaia di famiglie. Se io vado a Scandicci, a Peretola, a Campi, in tutti questi posti della periferia fiorentina, lì sono andate a vivere centinaia e centinaia di famiglie mugellane, certo. Perché lavoravano, andavano a lavorare in fabbrica, all'epoca c'era lavoro, la figlia, tante fabbriche, e poi terminata la civiltà contadina e tutti i contadini andavano via. E ha conosciuto Pacciani? L'ho conosciuto così, come si potrebbe dire, ma l'ho visto, ecco, di vista, così a pensare, capito? Che impressione si può dare? Ma non saprei nemmeno, a me mi sembrava un po' eraccio, viveva in una casa, sembrava un pertuso, poi era violento contro la moglie, contro le figlie, certo. Come naturalmente nel Mugello ci sono altri Pacciani, non che gli abbia fatto dentro, però sa, quelle persone, capito, che la sera arrivavano a casa perché avevano bevuto all'osteria, ai bar, e picchiavano la moglie. O gli altri due invece, Lotti e Vanni, non si sono mai visti. No, mai visti, no.
qui ci stava di Casalvicchio, il famoso, che ora in questi giorni i giornali sono venuti fuori, i vigilanti. Sì, aveva la madre qua. Sì, aveva la madre, abitava a Vicchio di Mugello, in periferia. Mm-hmm. In periferia, sì. E lui l'ha conosciuto? Non l'ho conosciuto. E un avvocato, mi ricordo, una decina d'anni fa mi fece fare una piccola indagine su questo vigilanti. E sapevo che era andato, come si dice, alla regione straniera, che abitava a Scandicci, ora non mi ricordo. A Prato. Ecco, sì, a Macalotto, a Prato, e qualcheduno l'aveva conosciuto, di Vicchio. Mi dicevano che era un tipo un po' eclettico, un pochino... Sopra le righe. Sopra le righe, sì, sì, capito. Ecco, tutto qua. Poi quando gli dissi queste cose a questo avvocato, mi ricordo, mi ringraziò e chiuso. Certo. Sa, sono ricordi, capito? Sì, sono ricordi vaghi anche. Secondo me questo adesso è extra intervista, al di là di tutto, non uno conosciuto di viso, perché uno conosciuto di viso può essere riconosciuto. Credo che sia stato qualcuno che magari poteva avere, che non so, la casa dei genitori qui in zona e magari lui abitava da un'altra parte, ecco, e veniva all'estate. Ecco un'ipotesi. Si ricorda nell'84 uscì quell'identikit, no? Di quel tipo visto, sì, dai bardazzi. Esatto, sì, con quella cosa, con quelle mascelle abbastanza pronunciate, con degli occhi. Sì. E quello fu visto varie volte anche dalle colleghe del bar della Rontini, e fu visto anche alla Boschetta, no? Questo narrano i verbali dei carabinieri. Però non siamo mai arrivati alla visione perfetta. Quello però fu un identikit diffuso tantissimi anni dopo, 20 anni dopo. Sì, me lo ricordo, sì. Lei quando è venuta a conoscenza di quell'identikit di quest'uomo di Vicchio, diciamo? Ma naturalmente io, prendendo tutte le mattine la Nazione, quindi me lo sono trovato avanti. Ora di preciso, sinceramente, non lo so. Comunque, facendo un po' mente al ritroso, 25-30 anni fa cominciò a venire fuori questo identikit. Sì. Ma non quello di Calenzano, no, no, no. Quello del bar che fu visto, sì, questo tempo. Vabbè, c'è qualche altra cosa? Ma... Che succede? Borgo, che succede? La lettera, la ragazza, l'autostoppista che ti sei dimenticato il nome e ti prenderei a schiaffi solo perché te lo sei dimenticato. Si ricorda questa storia di una ragazza che fece denuncia ai carabinieri di Borgo, che ancora prima che fosse scoperto il delitto di Scopeti, quindi l'ultimo, lei a suo dire venne presa da questo signore in autostop da Firenze, che l'accompagnò fino a Borgo, e questo signore dice, a suo dire, di questa ragazza, che non mi ricordo chi è il nome, dice che lui gli aveva detto già del delitto di Scopeti. Se lo ricorda questo fatto? Me lo ricordo vagamente, davvero. L'avvocato era Taddeucci Sassolini. Taddeucci Sassolini, sì. Me lo ricordo vagamente. Non si ricorda né lei né lui? Perché furono interrogati tutti e due. Fece un articolo proprio di qua, del Mugello, cioè. Sinceramente, guardi, veramente questo è... Perché è una cosa un po' nascosta. Può darsi, sì, no, può darsi. Però fece un articolo, lo Spezzi, sì. Un altro, il Bagheggi, che è morto anche lui. Sì. E, sì, erano colleghi, il mio babbo, quando scriveva sulla Nazione. Sì, vagamente, ecco, soffusamente mi ricordo di questo particolare, di questa ragazza che fu interrogata, ma sinceramente non posso andare più a fondo perché non me lo ricordo. Sono sfumature, un po'. È vero. Che poi all'epoca era l'85 e quelli che stavano lì all'epoca non saranno neanche più vivi. No, poi è cambiato tutto. Tutto è cambiato completamente. Tutto. Vabbè, se... Posto, ci mettiamo un po' di foto. 30.